praticamente. È successo di notte. Tardi, non so che ora. Non riuscivo a dormire. Stavo bevendo una tisana. Vicino alla fermata, sai? Abito proprio lì, sì. Vicino alla fermata dell'autobus. Quella dove stanno sempre i... Stavo andando a casa. Stavo cercando un posto per dormire. Avevo lavorato tutto il giorno. Sai? Non esco spesso. In questo quartiere non è sicuro. La sera comunque non esco mai. Lavoro così. In questo paese da 2 settimane. Faccio io non conoscevo la lingua, non conoscevo niente. Non spaccarmi il culo, comunque meglio che meglio con gli smariti. Lì, sai, c'è la guerra. Erano violenti. Beh, prima questo era un bel quartiere. Mia madre dice che prima che arrivassero loro, qua non succedeva mai niente. Speravo di trovare un lavoro. Io lavoro da casa, sì. Grazie a Dio posso lavorare da casa. Comunque, era notte, camminavo e ho visto quest'uomo avvicinarmi. Per strada c'era questa donna. Ora c'è di tutto. Arabi, africani, musulmani. Un immigrato, forse. Mi guardava. E io l'ho guardata la mia volta. Non capivo che volesse. Non capivo che volesse. Ho letto che 6 immigrati su 10 entrano clandestinamente nel nostro paese. Ho controllato le mie spalle, ma non c'è nessuno. Non hanno documenti, non hanno identità. Guardava proprio me. Commettono 4 crimini su 10 e non possono essere rintracciati. Gli ho detto che c'è qualcosa che non riuscivo a capire. Era notte. E ho sentito delle voci dalla strada. Mi fissava, non dicevano parola, quindi ho ripetuto la domanda. Niente. Ho sentito delle voci dalla strada e sono andata alla finestra. Non capivo. C'erano 2 persone di fronte alla fermata dell'autobus. Allora ho capito che stavo parlando. L'arabo e la donna. Ti è messo a ridere. Ho sentito qualcuno ridere. Mi ha fatto ridere, dovevo sembrare strano. Non vedevo bene, non avevo sugli occhiali. Ma doveva essere l'arabo che rideva. Non volevo rimanere lì con quell'uomo strano. Lei sembrava strano. Allora io ho visto donna nuova. E come si fa? E come si fa? Io mi sono fatta sopra e là. Oddio. E mi ha colpito. Ho provato a colpirlo. Forte cazzo. Tenevo la mia vita. Non riuscivo a guardarlo. Io sentivo la donna lamentarsi. Non vedevo bene, ma sentivo. Sembrava cacciarlo. E poi lui si è alzato. Io non potevo lasciarla così. Era come le donne del mio villaggio dopo i rami. E ho visto l'ombra. Ho visto l'ombra avvicinarsi alla mia finestra. Ho chiamato io. Ha gridato aiuto. La donna ha cominciato a urlare. Allora vado al telefono, chiamo la polizia e quelli mi mettono in attesa. Tutto il tratto mi ha lasciato. Ho riaperto gli occhi. Le luci delle case attorno a me cominciavano ad accendersi, quindi ho iniziato a correre. E intanto quello stato... Io dovevo nascondermi, ma che cosa avrebbe raccontato? Qualcuno è... Un mio vicino di casa è sceso in strada, si è avvicinato alla donna, lo conosco bene. Non mi faccia parlare. Correvo come un pazzo. Sono scesi anche degli altri. Io non sono scesa, li conoscevo tutti. Riconoscevo le voci. Correvo e basta. Mi hanno messo una coperta sulle spalle, mi hanno detto andrà tutto bene. E poi ho visto uno correre. Mi sono fermato. Fermarsi. Correre via di nuovo. Era lunga, tornata. E c'era molta gente, c'era una volante. E io ho detto a quegli idioti per strada che non se ne erano neanche accorti di prenderlo prima che se ne andasse. Mi sono fermato, io non riuscivo neanche a respirare. Ci ho provato. Sembrava strafatto. Che gridava! Uno dei poliziotti mi ha chiesto se era... Ma come potevo? Ma se non capivano niente! Niente, alla fine si sono decisi a portarlo via. Lo hanno caricato in auto. Mi hanno preso. E mentre se ne andavo via, ho visto il suo volto attraverso il finestrino dell'auto. Fino alle 4 comunque non c'è stato modo di dormire.